Niente spettacoli di intrattenimento e posti a sedere, ma spaghetti al sugo con tonno e alici serviti in confezioni da sport o composate. Non si svolgeva dal 2019 il tradizionale appuntamento con la spaghettata di Mondolfo, che quest'anno torna in piazza domenica 3 aprile con la 74esima edizione. L'iniziativa, patrocinata dal comune, è organizzata dall'Avis locale in collaborazione con altre associazioni del territorio. Un evento che unisce la tradizione con lo sport, ma anche la solidarietà, ed è anche un evento di promozione del nostro territorio attraverso gli eventi sportivi che avremo sia nella nostra bellissima Valle dei Tufi, quindi coinvolgendo anche il comune di San Costanzo, ma anche con le gare podistiche che partiranno qui dal centro storico di Mondolfo, raggiungeranno il lungomare di Marotta per poi ritornare proprio qui in uno dei borghi più belli d'Italia. Il programma è stato illustrato nella sala consiliare di Mondolfo. In caso di maltempo la festa verrà rimandata al 10, sempre in piazza del comune. Quest'anno sarà un po' particolare perché ci saranno restrizioni sanitarie, come tutti sappiamo, però ripartiamo. L'importante è partire. Dentro la nostra festa ci sarà sempre la camminata per la vita, che ormai è un simbolo, diciamo, della nostra sagra. Poi in mattinata c'è anche la corsa, l'half marathon dell'Onfalos. Il sabato ci saranno i bikers, che siamo stati costretti a spostarli a sabato proprio per motivi di ordine pubblico, perché saremmo troppi, diciamo, non si riesce più a gestire la situazione. Invece le gare podistiche giunte alla quarta edizione comprendono una mezza maratona di oltre 21 km, una 10 km competitiva che rientra in un circuito regionale della WISP e una 10 km amatoriale. Per quest'ultima sarà possibile iscriversi direttamente il mattino fino a 15 minuti prima della partenza, prevista la domenica alle ore 10, mentre per le altre gare le iscrizioni devono essere fatte tramite i canali ufficiali della FIDAL. Per noi di Onfalos rappresenta una giornata importante, perché il ricavato di queste manifestazioni, grazie al contributo economico del Comune di Mondolfo e dell'Assemblea Legislativa Regionale, andrà a finanziare le attività della nostra sede, che è a Fano, in Viale Vittorio Veneto 49, dove assistiamo circa 40 bambini e 10 ragazzi con autismo. Ma soprattutto per noi è un modo di stare assieme alle amministrazioni comunali e a tutte le altre realtà associative o anche imprenditoriali che ci aiutano per organizzare una manifestazione come questa.